Un traguardo per il volo, registrare un tributo a Morricone negli studi dove Morricone ha registrato tutta la vita. Ennio Morricone è stato il fondatore degli Studi Forum. Il nostro primo incontro è avvenuto qui con il maestro Ennio Morricone dentro lo studio A. Quindi abbiamo dato un senso a questa presentazione, alla registrazione del nostro album, perché l'Orchestra Sinfonietta ha registrato proprio in questo studio. E oggi abbiamo voluto coinvolgere tutti voi e farvi vivere e respirare l'aria in cui è stato Morricone. Nella locandina, il bello, il brutto e il cattivo, chi è del vostro gruppo? Ah, bello, brutto e cattivo. Tutti, ognuno, giorni alterni abbiamo tutti delle caratteristiche che ci rispecchiano nel buono, brutto e cattivo. Diciamo l'estasi dell'oro tratto dal buono, brutto e cattivo è il nostro nuovo singolo che accompagnerà l'uscita dell'album. E siamo davvero felici perché penso che sia diventato uno dei nostri cavalli di battaglia. Ecco. Un'emozione lavorare anche col figlio di Morricone, Andrea, e riscrivere praticamente anche un testo. Sì, il maestro, abbiamo iniziato a parlare di questo progetto con il grande maestro Andrea Morricone, che ci ha donato una canzone, un inedito, I colori dell'amore, e poi ci ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio musicale. Riparte la tournée. L'album è mondiale, come siete mondiali voi, cioè ormai siete un prodotto mondiale, quindi riparte un po' lo spirito della scoperta in giro per il mondo. È come se stessimo andando in tour per la prima volta, perché dopo 2 anni di fermo, di blocco, si torna finalmente sul palco, e per un artista il momento più appagante è quello di salire sul palco e di vivere e cantare per il proprio pubblico, quindi non vediamo l'ora di portare in giro questo progetto, il Volo Sings Morricone. Anche New York è un traguardo per voi? Passare, tornare? Beh, New York è una delle, sicuramente delle date più importanti dei nostri tour. Sarà il 18 marzo a Radio City Music Hall. È sempre una grande emozione poter cantare lì. Ecco, fare un tour e avere l'opportunità di portare la nostra musica lì. Sarà bellissimo anche tornare in Giappone, in Sud America e nei paesi europei, oltre agli Stati Uniti. È anche un modo per portare sempre più in alto la musica del più grande maestro del Novecento. Quando pensate a Morricone, che viene in mente? Morricone non è solo un uomo la cui opera si celebra, ma Morricone è un genere a sé. Il giorno che vi hanno detto si può fare un progetto su Morricone, si pensava insomma che fosse intoccabile quasi, anche se molti hanno provato, diciamo, a imitarlo. Anche nel disco abbiamo cercato di mantenere più fedele possibile le versioni dei brani del maestro Morricone. Ecco, maestro Morricone è stato un genio perché riusciva a tirar fuori da delle immagini, degli stati d'animo, delle emozioni, delle sensazioni che solo lui è riuscito a fare in un modo inedito. Ecco. La cosa più difficile è riprodurre i colori di Morricone, dal pianissimo al trionfo. Questo album per noi, insomma, possiamo mostrare le varie sfaccettature della nostra voce, ecco, che poi non è stata una grande sfida per noi, ma a noi le sfide piacciono. E questo sicuramente richiedeva tanta responsabilità, perché è un repertorio quasi intoccabile, no? Quindi è chiaro che è stato sicuramente difficile, ma molto stimolante. Sarà un viaggio lungo, secondo voi quanto durerà questo racconto su Morricone? Quanto potrà durare? Morricone rimarrà per sempre, perché la sua musica è eterna. Il nostro sarà un viaggio abbastanza impegnativo con tutti i concerti. Ci teniamo a dire che non mancheranno i concerti in Italia. Faremo Palasport e concerti estivi. Ci salutate con un pezzettino più bello, la cosa più bella che potete fare di questo album. Here's to you, Nicola and Bars, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours, that agony is your triumph.